faccio un... in diretta, prova. È già in diretta, però non lo vedo. Dove? Ah, live Tavagnacco, perfetto, bravo, grazie. Vediamo un po'. Video non disponibile. Ah, ecco, ok, perfetto, bene, bravo. Sai. Potete aiutare da questo, in questo senso. Non so se Donnarumma ha fatto una parata.
Tavagnacco a caccia dei primi tre punti del suo campionato, il Pavia Academy invece alla ricerca della seconda vittoria di fila, la terza in questo campionato. Le friulane penultime, le lombarde invece con il chiaro intento di mettere quanta più terra possibile tra loro e la zona pericolo. Anche se siamo solo alla quarta giornata di campionato, questa gara mette in palio già punti pesantissimi in ottica salvezza. E forse non solo. Benvenuti al comunale di Tavagnacco, provincia di Udine, per la quarta giornata del campionato di Serie B femminile tra Tavagnacco e Pavia. Da parte di Enrico Leo, il più cordiale, buon divertimento. È stata una settimana un po' particolare, al di là di quello che sta scuotendo il movimento maschile con il caso scommesse. Nel calcio femminile invece ci sono stati gli ottavi di Coppa Italia, ma nessun team di Serie B è riuscito a passare il turno e quindi ad avanzare sono state esclusivamente club di Serie A. Ma oggi si parla nuovamente di campionato con la quarta giornata e attenzione perché questo può diventare già un crocevia molto importante per la stagione di tante squadre. Partiamo un po' dall'analisi di quella che può essere la giornata, la quarta giornata di campionato. Lazio e Ternana al momento sono le due capoclassifica, sono anche le uniche due squadre a punteggio pieno ed arrivano entrambe proprio dopo una partita persa in Coppa Italia. Nel frattempo stanno iniziando ad entrare i primi staff tecnici, in questo caso della Tavagnacco. Stavo dicendo, Lazio e Ternana sono le uniche due squadre che sono a punteggio pieno, ma entrambe hanno perso in Coppa Italia. La Lazio di Grassadonia ha ceduto innanzi all'Inter, mentre la Ternana di Melillo è uscita sconfitta nella gara contro la Fiorentina. Ternana di Melillo che non più tardi di 7 giorni fa ha rifilato 5 gol proprio al Tavagnacco di Mister Campi. La Lazio, dopo la gara vinta in rimonta ad Arezzo, vuole continuare in campionato un percorso immacolato e vuole puntare senza mezzi termini al primo posto in classifica, cercando di evitare i play-off già fatali la scorsa stagione. Invece, per quanto riguarda il suo avversario di giornata, il Bologna Women di Mister Bragantini, da segnalare un po' in crisi magari di risultati seppur solo all'inizio, ha vinto solo la gara d'esordio contro il San Marino Academy, è chiamato a riscatto dopo proprio il derby perso contro il Cesena. Sarà una partita dove sicuramente le difese saranno molto molto importanti. Il big match di giornata poi è sicuramente Chievo Ternana con le Umbre reduci proprio dalla manita inflitta al Tavagnacco, mentre il Chievo Verona con foltissima componente dell'ex Cittadella Woman arrivato la scorsa stagione al quarto posto. Nell'ultimo turno le ragazze di Carli hanno battuto in trasferta proprio il San Marino con le reti di Picchi, Landa e Poli. Per due squadre che sono a punteggio pieno c'è anche da osservare che alla fine ce ne sono anche tre ancora a 0 punti, detto del Tavagnacco che le ha perse tutte e tre in questo avvio di stagione. C'è anche il Freedom Cuneo e il Ravenna. Tutte e tre hanno una singolarità, una statistica che può sicuramente, diciamo così, interessare gli appassionati di calcio femminile, in particolar modo della Serie B femminile. Tutte e tre hanno preso 5 gol dalla Ternana in queste prime tre partite. Il Freedom Cuneo ne ha promosso in Serie B al pari del Pavia Academy, ha esordito la prima giornata contro la Ternana e ne ha subite 5, seguendo poi riuscendo comunque a segnarne una differenza proprio del Tavagnacco. Per fare un po' il riassunto di tutte quante le gare, quindi della quarta giornata di campionato, Cesena femminile, San Marino Academy, Freedom, Hellas Verona, Chievo Women contro Ternana Women, Lazio contro Bologna, Parma contro Ress, Roma ottava, Ravenna Women contro Brescia femminile, il Tavagnacco, Pavia Academy e poi Genoa contro Arezzo, per una classifica che al momento, come detto, registra Ternana e Lazio a punteggio pieno con 9 punti, Hellas, Cesena, Chievo Women, Parma, Pavia e Brescia femminile con 6. Intanto le squadre sono pronte per fare il loro ingresso in campo. Con 4 punti Bologna e RS Roma 8 con 4, Arezzo femminile, San Marino Academy, Genoa Woman con 3 e poi Freedom, Cuneo, Tavagnacco e Ravenna a 0 punti. Che cosa dire invece per quanto riguarda la partita? Le due squadre in realtà si sono già affrontate in Coppa Italia lo scorso 6 settembre e in quel caso si giocò in Lombardia, in quel caso vinse il Pavia Academy per 3-1, una gara che per 70 minuti rimase bloccata sul 0-0, salvo poi esplodere negli ultimi 20, prima il vantaggio del Tavagnacco con Desiati e poi però la reazione del Pavia Academy. Intanto sentite gli applausi del pubblico friulano. In Friuli è arrivato all'improvviso l'autunno. Oggi la temperatura qui al comunale di Tavagnacco sono 13 gradi e
al netto che le ragazze sono quelle del Pavia Academy con le maniche corte, tira un bel vento di quelli che potrà sicuramente influenzare la sfida. Intanto gesto di intesa tra le due capitane. Stiamo raccontando un po' il momento con cui, in cui arrivano le due squadre, un inizio di stagione complesso per il Tavagnacco, tre sconfitte, tanti gol subiti, una delle squadre più giovani del campionato di Serie B, se non la più giovane, una media età di 21,3 al confronto del Pavia, che comunque è giovane ma ha una media più alta di quasi tre anni, 24,6. Mister Campi è conscio un po' della situazione e quindi fa processo di grande pragmatismo nella formazione iniziale, si affida in avanti all'Argentina Uzcheda, 28 gol la scorsa stagione con il Riccione in Serie C, girone B. Diamo proprio la lettura un po' delle formazioni, intanto partendo proprio dal Tavagnacco, un Tavagnacco che nelle attese era, si pensasse potesse giocare con il 3-5-2, in realtà si prospetta un 4-3-3 per Mister Campi con Sattolo tra i pali, linea difensiva a 4 con Maroni, Novelli, Peressotti e Moroso, centrocampo a 3 con Lazzara, Giada, Novelli, De Maio, Nurzi e Casellato alle spalle di Uzcheda, un sistema di gioco decisamente interessante per il tecnico Campi, che poi ha a disposizione al portiere Girardi e poi Donda, Gasci, Lorenzini, Diudè, Minutello, Magni, Candeloro e Desiati. Intanto vediamo Lazzara allarga tutta a destra, queste prime sensazioni probabilmente una difesa a tre. Intanto siamo partiti con il primo pallone subito lanciato verso l'esterno, subito intercettato dal Pavia Academy. Pavia Academy che fa girare il pallone al cerchio di centrocampo con il numero 17 Zecchino e poi si va sulla fascia, ancora Zecchino, un break in mezzo, subito chiusa da Moroso. Samoa sulla destra, intanto diamo lettura anche della formazione del Pavia con Balbi tra i pali, linea 4 con Crevacore, Asamoah, Dubini e Dugo, centrocampo con Zecchino, Cavicchia e Grumelli, attacco con Accoliti, Codeca e Lattanzio, anche se in questo momento Lattanzio parte più dalla fascia destra anziché dalla sinistra, con Accoliti sulla sinistra, occhi puntati su Codeca, autrice di una doppietta nell'ultima partita contro il Ravenna e più in generale di due stagioni con numeri pazzeschi per la classe 1993 del Pavia. Intanto Tavagnacco in avanti, subito però fermata dalla linea difensiva del Pavia. Stiamo parlando di Codeca, numeri stratosferici, 35 gol nel 2021-2022, addirittura 43 lo scorso anno in 28 partite. Intanto qui break del Tavagnacco con subito il pubblico che invita al tiro la friulana. Novelli prova a scodellare un pallone in mezzo, ma la difesa del Pavia in questo momento sta avendo gioco abbastanza facile. Poi Cavicchia, una delle grande ex della partita, prova a rilanciare ma il pallone non arriva tanto oltre la metà campo. Novelli a far girare un po' tutta la situazione, pallone in profondità dove c'è De Maio che si appoggia alle spalle, nuovamente Novelli prova ad andare in verticale, c'è Asamoah in modalità muro e poi subito contropiede per il Pavia, puntuale però la chiusura del numero 17 del Tavagnacco Moroso e poi Novelli perfeziona il disimpegno. Subito velo di Nurzia che si sta spostando molto sul centrodestra, per l'ex cittadella una grande occasione al Tavagnacco di trovare lo spazio che magari l'anno scorso con Mister Colantuono era mancato. Intanto Casellato
si appoggia facilmente sempre su De Maio. Pavia Academy molto attento in queste prime fasi, una gara estremamente tattica, anche se sono passati poco più di 3 minuti e mezzo di partita, si cerca già un po' di capire quelle che sono le tracce tattiche. Il 4-3-3 di mister Salterio al momento sta trovando delle discrete difficoltà per merito del pressing decisamente alto da parte del Tavagnacco. Comunque vi dovevamo per completezza anche la panchina del Pavia con il portiere Migliazza con il numero 77 e poi Lepera, nuovo acquisto direttamente dalla Juventus Academy, poi Zella, Tugnoli, Longoni, Contenna, Cozzani e Avallone. Una difesa a 3 alla fine per il Tavagnacco, confermata con Moroso che solitamente fa l'esterno a tutta fascia, oggi messa un po' un passo più indietro a fare il braccetto. Una situazione tattica sicuramente interessante, studiata a tavolino da Campi, subentrato a dicembre della scorsa stagione, una stagione molto complessa per il Tavagnacco che era coronata con la retrocessione in Serie C, salvo poi però il mancato rinnovo del titolo sportivo da parte del Cittadella Woman, che ha trasferito, diciamo così, in maniera un po' gergale, armi e bagagli verso Verona, sponda Chievo. La ripartenza per il Cittadella addirittura dalle serie inferiori, dalla Serie D. E quindi per il Tavagnacco si sono spalancate le porte per il ripescaggio. Intanto ottimo break di Dugo, Codega, il tiro ed è fuori di pochissimo, primissima occasione per il Como. Siamo al sesto minuto di gioco. Un bel break di Dugo, poi Codega si rimette a posto la coda. Grande azione per Codeca che si conferma un fire da questo punto di vista, recupero di palla alta, andato a buon fine, trappola del fuorigioco scattata efficacemente. Vi dovevamo anche la lettura dei direttori di gara per quanto riguarda questa partita, Remet Jussovski di Mestre, l'arbitro, il direttore di gara, il primo assistente il signor Pallone di Vicenza, mentre il secondo assistente Boris Popovic di Padova. Tavagnacco che adesso è in possesso con un lancio un po' sballato di Nurzia. Siamo già dall'altra parte con Codeca che brucia per Esotti, Codeca che si presenta da sola davanti alla porta, c'è subito il miracolo della classe 2006 Satollo. Ancora Pavia che insiste, grande intervento di Sattolo che ha murato ancora una volta Codeca per la classe 2006, super paratona, e per Codeca già la seconda occasione sprecata dopo poco più di 8 minuti di gioco. È sicuramente il pericolo numero uno Codeca per la difesa del Tavagnacco. Intanto qui Jussovski ravvisa un fallo di De Maio. Alla fine Campi, nonostante gli annunci di difesa a 4, ha preferito andare su un più abbottonato 3-5-1-1, anche se in realtà è più una difesa a 4 in fase difensiva, con Moroso che scala più larga lasciando un po' più alta Maroni. Detto questo, Pavia al momento non sta avendo grossissime difficoltà a superare perlomeno la prima fase di pressing del Tavagnacco. Dugo, poi tocco di Nurzia che avvantaggia indirettamente Grumelli e poi primo corner della partita per il Pavia. Va sul punto di battuta la grande ex di questa sfida, come detto Cavicchia, tante stagioni al Tavagnacco, con il numero
numero 10 è il cervello della squadra, è decisamente una delle calciatrici più importanti per il sistema di Salterio. Mucchio in area di rigore, c'è anche Asamoah che sale, Tavagnacco che si salva e poi Sara Novelli che rifinisce il disimpegno in fallo laterale. Pavia Academy ancora sulla tre quarti offensiva, addirittura al limite dell'area con Lattanzio che lavora un ottimo pallone al centro dell'area di rigore. Poi c'è il fuorigioco di Grumelli, ravvisato prontamente da Popovic. Parlavamo un po' della situazione del Tavagnacco, tre sconfitte nelle prime tre partite. Al contrario invece il Pavia Academy, neopromossa, decisamente ambiziosa. Nelle prime cinque gare tra campionato e Coppa ha già raccolto tre vittorie. Le sconfitte sono arrivate contro avversari decisamente superiori, come in caso della Coppa Italia contro il Pomigliano. E qui intanto pallonaccia di Novelli, subito recuperata da Lattanzio che chiama alla risalita Crevacore e poi la butta in mezzo. Grande intervento dell'espertissima Peressotti. Ancora un altro pallone scodellato dentro, ma è solo stanno della rete. È un Pavia che, come dicevamo, è partito decisamente bene. Prima giornata vittoria in trasferta a Roma contro la Res Roma Ottava con la doppietta di Dubini. Sconfitta poi nella seconda giornata contro l'Hellas Verona, o per meglio dire Rognoni, sotto i colpi della Rognoni, autrice di 4 gol in quella partita, un avvio di gara abbastanza disastroso in quel caso per il Pavia. E poi la vittoria nella terza giornata per 4-1 contro Ravenna, una vittoria casalinga decisamente importante per le ragazze di Salterio. Intanto qui Cavicchia cerca di proteggere la rimessa, non ce la fa perché il pallone viene recuperato, pallone in mezzo a Asamoah, però interviene in anticipo facilmente e va subito in profondità verso Codecà. Peressotti che soffre tremendamente la velocità di Codecà. Attenzione Codecà, Codecà che la va a depositare in rete, ed è vantaggio per il Pavia Academy. Cuoricino verso il fotografo del Pavia, mano al cielo, e all'11esimo il Pavia sblocca la contesa. Film dell'orrore tra Peressotti e Sattolo, e il Tavagnacco è subito sotto all'11esimo. Codecà, terza rete in campionato, ve l'avevamo detto di tenerla sott'occhio perché è decisamente il pericolo numero uno per la retroguardia friulana. E possiamo immaginare da casa il pubblico di Fede Pavia che sicuramente esulta. Codecà, Serie C, Serie B, non sembra fare grossa differenza, sta continuando a tenere medie impressionanti con questo gol. In quattro presenze siamo già a tre reti. Uno dei misteri del calcio italiano, la Codecà, che probabilmente potrebbe anche dire la sua anche ai piani più alti in Serie A. Ancora Codecà, e questa volta però Peressotti ce la fa a gestirla. È abbastanza evidente che uno dei temi della gara sarà sicuramente il lancio in profondità per Codecà, e la poca velocità della Peressotti potrebbe essere fatale per il Tavagnacco. Peressotti che ha sicuramente altre caratteristiche di maggior lettura della linea, un libro un po' vecchio stampo. Sicuramente però Codecà, con una cliente come lei, difficile ragionare solo d'anticipo, e al momento nel corpo a corpo la Codecà sta avendo decisamente la meglio. 3-5-1-1, molto abbottonato quello di mister Campi. Stiamo parlando un po' del Pavia che, per essere una neopromossa, diciamo così, a mio modesto avviso non può limitarsi ad una
salvezza tranquilla, ma può puntare anche a qualcosa di più in alto, perché oggettivamente i mezzi ci sono tutti. Intanto grande verticalità subito della Lattanzio per Codeca, che allarga memoria ancora sulla Lattanzio. Poi pallone bloccato dalla difesa del Tavagnacco. La Lattanzio, tantissima esperienza in Serie A, ma anche in Serie B l'anno scorso nel Cittadella dei Miracoli. E intanto c'è un tiro rimpallato dalla difesa del Pavia. Si riparte con il Pavia dalla destra. Subito verticale per Codeca, Cavicchia. Buon break però in mezzo al campo di Novelli. Sara, di Giada, scusate. De Maio fa passare il pallone, lo riesce a tenere con il suo solito mancino educatissimo. Novelli ancora, Giada. Si gira bene Nurzia, è un Tavagnacco che arriva bene sino al limite dell'area. Poi la mancanza di una punta è abbastanza palese. Subito pallone in avanti. Questa volta Peressotti dovrebbe averla meglio. È abbastanza in anticipo, ma ancora una volta non è pulitissima nel contrasto. Codega fa bene a crederci e alla fine guadagna il terzo calcio d'angolo della partita del Pavia. Tanto vento in quel di Tavagnacco, sullo sfondo a far da cornice anche le montagne innevate con la prima neve stagionale che è arrivata proprio questa notte sulle Alpi friulane. Uno scorcio romantico da questo punto di vista, ma al momento per il Tavagnacco di romantico c'è ben poco. Già sotto 1-0 con il gol all'undicesimo di Codeca. Cavicchia butta in mezzo per Sattolo, è un pallone decisamente facile da prendere. E poi osserva il piazzamento delle sue compagne e preferisce appoggiarsi all'espertissima Peressotti. Scheda ha toccato probabilmente il primo pallone della sua partita. In qualche maniera poi Nurzia riesce ad attraversare il traffico. Grumelli alza le mani, il fallo è stato abbastanza netto in questo caso. Calcio di punizione sulla tre quarti. Ecco, forse il Tavagnacco può affidarsi a queste soluzioni, magari lanciando il pallone in area di rigore. Non è dello stesso avviso però a Peressotti, che si è appoggiata a Moroso e poi al capitano Maroni. Sara Novelli puntuali in questo caso, poi questo è abbastanza netto, forse ci poteva stare anche il cartellino giallo ed è arrivato puntuale ammunizione per Cavicchia, un cartellino giallo ben speso. Un Tavagnacco che dopo il gol subito ha rischiato ancora pochissimi minuti fa, ma che sta cercando perlomeno di rendere più equilibrata la partita. Pavia Academy, che onestamente è una squadra molto interessante, un giusto mix di giovani e un po' più esperte, con il diamante rappresentato dalla Codeca, la vera differenza sino a questo momento, attaccante di forza fisica e non solo. Calcio di punizione a raso terra, pallone adesso riversato dentro l'area di rigore. Pavia fa buona guardia, poi adesso è un momento di fase un po' confusa. Pallone buttato in mezzo e occasionissima, sprecata in questo caso dall'esperta Lazzara, che non è puntualissima a trovare la rete. Casellato anzi ha sprecato questa occasione. Siamo al minuto 18 della contesa. Adesso il Tavagnacco sta prendendo campo. Maroni,
pallone dentro con il destro, ci prova di testa Uzcheda, reclama l'angolo, ma finally per Jasufoski è rimessa dal fondo per Balbi, tanta esperienza anche nel calcio che conta quello inglese, per il portiere del Pavia. Cavicchia che si abbassa per prendere il pallone, inseguita da Nurzia. Infine Balbi preferisce andare probabilmente per la battuta lunga. Rilancio che arriva nemmeno alla metà campo, ma tutto sommato poi riesce ad ottenere l'effetto sperato con il rinvio, giusto per non saper né leggere né scrivere, di Sara Novelli. Accoliti poi Grumelli, ancora il duello tra Peressotti e Codecà, questa volta Peressotti alla meglio, applauso di Codecà alla compagna. Diciamo che lo schema del Pavia è abbastanza chiaro, se c'è spazio in verticale si va subito da Codecà senza troppi fronzoli e con tanto pragmatismo. Rimessa laterale in zona difensiva per il Tavagnacco. Scheda non inquadrata in mezzo alla morsa tra Dubini e Samoa. Pomeriggio complesso per l'Argentina di Avellaneda. Tanto Casellato non riesce a tenere il pallone in campo. Dugo sistema la coda e si fa un elegante chignon e si riparte con la rimessa laterale. Coliti guadagna una buona rimessa laterale, siamo vicini alla metà della prima frazione. Pavia in vantaggio in quel di Tavagnacco e intanto c'è un altro corner per il Pavia. Decisamente buone vibration, buone vibrazioni per la squadra di Salterio, che dopo la promozione da dominatrice la scorsa stagione con 22 partite vinte sulle 28 disputate può sicuramente recitare un ruolo importante anche in questa Serie B. Qua brava in questo caso la Novelli a tenere il corpo a corpo con Codecà, capitano, leader della squadra lombarda. Le grida di Balbi dalla quasi metà campo ad incitare le sue compagne, il Pavia alla ricerca del raddoppio, ovviamente non è dello stesso avviso il Tavagnacco, solito mucchio in aria, pallone che diventa un flipper, poi Casellato la spazza via, ma non è finita perché Grumelli la prova a sventagliare all'interno dell'area di rigore, c'è l'intervento puntuale di Peressotti, poi Giada Novelli non è precisissima, acrobazia, qui c'è il tocco di mano di Codecà abbastanza palese, abbastanza netto, subito Giada Novelli che è un po' il cervello di questa squadra, questa volta trova una bella traccia sulla destra per la Zara. Ancora Giada Novelli che nel frattempo si è spinta in avanti, cambio di gioco che alla fine viene, diciamo così, non premiato per l'intervento del Tavagnacco, ma viene premiato per un corner proprio per le padrone di casa, l'intervento di Crevacore in diagonale difensiva evita guai peggiori. Se ora c'è il sul punto di battuta del corner l'ha Casellato al primo corner per il Tavagnacco di questa partita. Pallone nel mucchio, Balbi esce senza paura con i pugni, viene anche caricata secondo il direttore di gara, che va subito a spiegarsi e soprattutto va a sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore del Pavia, classe 1995, tantissima esperienza, ripetiamo, per lei, uno degli acquisti del mercato estivo del Pavia, proveniente dalla
dalla Freedom Cuneo, ma per lei anche tantissime esperienze a Neapoli, al Chieti, al Pink Bari, al Pomigliano e anche al Sudburgenland. Ripetiamo, leader incontrastata di questa squadra, ma è un Pavia Academy che ha tantissime leader, da Codeca in attacco, ma anche la coppia delle due centrali Dubini e Samoa, decisamente di grande livello, decisamente un lusso per queste latitudini, senza dimenticare Cavicchi in mezzo al campo. Novelli al largo, capitan Maroni rientra sempre sul destro, però non va mai sul mancino. Ecco, forse questa potrebbe essere una delle chiavi, un maggior coraggio da parte della Maroni di rischiare la giocata anche con il piede debole, che ci pare di capire il mancino. Attenzione qui, secondo corner, qui difesa del Pavia un po' sufficiente, che farsi sorprendere su una rimessa laterale è decisamente poco intelligente. Ancora Casellato sul punto di battuta, Lazzara al limite dell'area controllata a vista da Lattanzio, pallone dentro di Casellato, ancora prova a toccarla di testa De Maio, senza fortuna. Alla fine Nurzia ha qualcosa da ridire a Cavicchia, perché abbiamo visto un gesto di stizza. Non tantissimo pubblico oggi a Tavagnacco, siamo intorno alle 100 persone mal contate anche. Cavicchia, Dugo subito alla ricerca di Codega, già da Novelli per un momento trova il pallone, poi di forza riesce a tenerlo per un altro momento, poi alla fine è il Pavia, poi alla fine ci pensa la gemella Sara ad allontanare i pericoli. Dubini alla fine rinvia e Lazzara, per evitare guai peggiori, si rifugia in fallo laterale. Zara di testa, adesso una fase un po' confusa di gioco, Cavicchia mette ordine con un bellissimo movimento di corpo e poi allargando per Crevacore, che si spinge subito in avanti e cerca Lattanzio, che è in posizione dubbia per l'assistente pallone. Alla fine non è fuori gioco, ma è anche rimessa dal fondo per il Tavagnacco. Peressotti, al momento un suo errore, ha spianato la strada per il momentaneo vantaggio del Pavia. Iniziamo ad avvicinarci un po' a quella che è la mezz'ora. E qui nella confusione alla fine Jaskufoski preferisce dare una punizione al Pavia. Pavia con una maglia beige molto sgargiante. Dugo, Cavicchia, Dubini. Siamo sul cerchio di centrocampo, Asamoah. Asamoah, uno dei nuovi acquisti dell'estate pavese. Un'estate molto calda a Pavia in termini di nuovi arrivi, tutti arrivi di esperienza che hanno migliorato una base già eccellente in Serie C. Intanto qui Novelli in dubbio spazza in fallo laterale. Cavicchia un po' la ragionatrice di questa squadra, la regista indiscussa di questa squadra, si propone sempre, trova sempre il pallone e trova sempre anche ottime idee per le sue compagne, come in questo caso con Codeca. Poi Dugo prova la battuta da distante, un tiro senza grosse pretese che Sattolo osserva perdersi sul fondo e si riparte da dietro.
Novelli per la Zara, attenzione alla marea pavese, ancora Novelli che prova ad andare in verticale su Murzia, efficace Cavicchia qua che fa anche sentire il fisico, i danni di Casellato che si sta abbassando tanto a cercare la sfera. Murzia brava per un momento a spazzarla via, poi Dubini con l'esperienza di par suo trova Accoliti sulla fascia sinistra, Accoliti che punta per Essotti, attenzione Accoliti che entra in area di rigore, Accoliti, Bodega, Codega si è divorata il possibile raddoppio, un pallone facile facile da in realtà depositare solo in rete dopo l'ottimo lavoro sulla sinistra dell'Accoliti. Un'altra occasione sciupata per l'attaccante, per il capitano del Pavia, già la seconda per il possibile doppietta. Da segnalare però in precedenza Dubini che in questo caso è fallosa ai danni di De Maio. È anche da dire che un centrale di grande fisicità, di grande forza, anche da un punto di vista vocale, decisamente la leader di questa squadra. Novelli va tutto a sinistra verso Moroso, poi cerca Uzcheda che al momento non ha trovato troppi palloni, anzi per non dire invisibile sino a questo momento in campo l'Argentina, classe 2006 Sattolo, che è giovanissima. Il 6 febbraio 2006 l'estremo difensore del Tavagnacco, intanto proprio Uzcheda che trova, fa una grande giocata, finalmente si mette in luce, pallone dentro, Casellato è in ritardo ma c'è Giada Novelli ancora ad alimentare l'azione. Giada Novelli prova una cosa a metà tra la sciabolata e l'assist per Nurzia, finali però la Balbi esce facilmente e chiama anche le sue compagne a salire. Come prevedibile si cerca di andare in avanti, attenzione alla Colli che forse ha meno fisicità della Codega ma ha una velocità tutt'altro che disprezzabile per questi livelli. Tavicchia, Asamoah e si ritorna sulla fascia destra da Crevacore, Lattanzio con la solita postura un po' ingobbita ma tremendamente efficace, difficile anche da affrontare per le sue avversarie da sempre. Asamoah guadagna una rimessa laterale, è decisamente fresco in Friuli in questo pomeriggio, scordatevi le temperature degli ultimi giorni o le maniche di camicia, il pubblico è in giacca quando non anche con una sciarpa perlomeno leggera o con qualche giubbino termico. Temperatura adesso registra 12 gradi e mezzo. Novelli può andare larga sulla destra e ci va per la Zara che dovrebbe riuscire a tenere il pallone in campo, non ce la fa, alla fine è rimessa laterale per il Pavia. Qui forse la Zara ci ha creduto poco perché aveva dato la sensazione di arrivarci con una discreta facilità. Coliti tiene solo per un momento il pallone, però fa un gran lavoro in disimpegno il numero 7 del Pavia. Dubini, Grumelli, non c'è fallo per il direttore di gara. Poi qui Novelli cade al limite e poi Sara Novelli prova la conclusione. Squillo da parte del Tavagnacco, Sara Novelli che parla anche con le sue compagne come per dire: cosa dovevo fare in questa situazione? Noi ci sentiamo di dire che ha anche ragione. Asamoah, il lancio però è preciso per Lattanzio ma non è preciso lo stop di Lattanzio. Casellato, attenzione al limite dell'area, Casellato preferisce tornare indietro da Sara Novelli che se l'allunga però la tiene anche lì. Un buon lavoro da parte del numero 23 del Tavagnacco, sicuramente al momento la migliore in campo delle sue. È un Tavagnacco che fa una fatica terribile a
a tirare in porta, ma in generale a finalizzare, appena due gol segnati in queste prime tre partite. La prima giornata la rete di Desiati aveva un po' illuso. Squadra di Campi nel secondo tempo ad accorciare le distanze in casa del Brescia femminile, e al momento resta proprio quella in casa del Brescia femminile, probabilmente la miglior prestazione del Tavagnacco a livello stagionale. In quel caso però le reti di Fracas a fine primo tempo, intanto break del Tavagnacco, scheda fermata forse irregolarmente da Dubini, cioè da dire che Jacekowski era molto molto vicino. Momento le due centrali del Pavia sempre puntuali, sempre positive. Qui Sattolo esce puntuale, giovanissima, ripetiamo, non ci stanchiamo di dirlo, 6 febbraio 2006, non è nemmeno maggiorenne, 17 anni, giovanissimo. Può trovarsi già in un palcoscenico importante come la Serie B, con Campi che fin dall'inizio ha dato subito fiducia al numero 37 del Tavagnacco. Sicuramente tra i migliori in campo ci sono anche le due centrali del Pavia, che hanno rischiato veramente poco. Intanto qui c'è una rimessa un po' discussa anche dalla panchina del Tavagnacco. Balbi, giro palla difensivo da parte del Pavia con Dubini. Subito lancio lungo per Accoliti, che gioca di sponda per Dugo. Codeca che potrebbe darla dentro per Dugo, ma il lancio è lungo. Alla fine non si intendono Capitan Maroni e Sattolo, e c'è un altro corner per il Pavia, il quinto di questa partita per le lombarde, probabilmente evitabile con una migliore comunicazione. Pallone nel mucchio, Novelli la tocca con la schiena, ma è solo un momento. Nuovamente il Pavia prova a metterla dentro, la squadra è raggruppata in pochissimi centimetri, poi tentativo di Cavicchia, Sattolo la para facilmente. Se il numero 37 del Tavagnacco andrà per il rinvio lungo, come ci sembra di percepire, c'è parecchio vento che spinge anche il pallone un po' più in avanti. Qui esce da una selva di gambe in maniera anche abbastanza positiva il numero 17 del Pavia, Zecchino. È un centrocampo, quello del Pavia, di discreta fisicità, ma anche di buon piede, soprattutto con Cavicchia. Mai il fosforo, i muscoli della Zecchino sono tutt'altro che da sottovalutare. Asamoah verticalizza verso Codeca, che come sempre brucia quei metri necessari a Peressotti, ma in questo caso il numero 4 del Tavagnacco spazza in fallo laterale. Siamo verso la fine di questo primo tempo. Pavia avanti 1-0, il gol all'undicesimo di Codeca. Pallone intanto dentro, Sara Novelli, precisa, puntuale, anche elegante nello stacco di testa, rinvia per un momento l'azione, poi Lattanzio. Zecchino allarga a memoria su Crevacore, che si incuna in area di rigore, ma c'è l'uscita bassa di Sattolo, che tiene la palla lì e fa ripartire subito le sue compagne. Poi qui non è rapidissima il numero 17 del Tavagnacco, Moroso. Diciamo che Codeca ha avuto almeno due ottime chance per raddoppiare. Il Tavagnacco può rimpiangere per quella occasione di casellato poco prima della metà della frazione.
Pavia, ripetiamo, squadra decisamente verticale, magari non tanto possesso palla, ma pratica essenziale, e con una difesa decisamente di livello. Intanto qui c'è una, c'è un fallo abbastanza netto di Zecchino ai danni di Casellato, che poi le va a dare il 5 per scusarsi. Arbitro che si fa sentire. Vediamo se già da Novelli prova dalla distanza. Sembrerebbe di no. Va larga su Moroso, si spinge in avanti. Moroso che è il braccetto di centrosinistra della difesa di Campi. Per Essotti, sarà Novelli. Qui forse Nurzi è brava a tenere la carica. Ancora Nurzi a farsi sentire. E alla fine il Tavagnacco guadagna una buona rimessa laterale. Nuovamente Tavagnacco in avanti in questa chiusura di primo tempo. Novelli, la Zara tiene in campo il pallone in maniera un po' casuale, ma altresì efficace. La Zara, rimessa laterale verso Novelli, che osserva il piazzamento delle compagne, poi scodella questo pallone in mezzo. Balbi nella terra di nessuno. Alla fine Crevacore e Asamoah disimpegnano efficacemente. La Zara nuovamente, buon intervento d'anticipo di Dugo. Sicuramente anche lei si è distinta in questo primo tempo. Intanto c'è spazio per il contropiede del Pavia con Accoliti. Accoliti rientra sul piede forte, rientra sul destro, poi con il mancino l'appoggia per Zecchino sulla destra. Perso il tempo per Lattanzio, però Zecchino combatte, conquista il pallone, intervento pulito sul pallone, abbastanza netto. E poi sale Crevacore, attenzione Crevacore sulla destra, può piazzare un bel cross. Codecà viene scavalcata dalla palla e poi Casellato in ripiegamento difensivo la spazza via. Quando si può distendere il Pavia è una squadra decisamente temibile. Il Casellato, un po' di flipper in questa situazione. Dugo per Grumelli, ottimo stop orientato, grande tecnica da parte del numero 14 del Pavia. Poi Accoliti che riesce a saltare la prima avversaria, poi Peressotti fa buona guardia. Ancora corner, l'ennesimo per il Pavia in questo primo tempo, il sesto. Sempre sul punto di battuta Cavicchia. Sarà il piazzamento delle compagne. Sattolo con le mani al cielo. E alla fine Uzcheda si rende utile in difesa. Poi il tiro senza grosse pretese in questo caso di Grumelli. Tanto brava prima col controllo orientato a creare la superiorità. E poi anche il corner dopo l'assist ad Accoliti. In questo caso però tiraccio da dimenticare per il numero 14 del Pavia. Peressotti, ancora Tavagnacco in possesso palla, che però in questo caso lancia nella terra di nessuno. Siamo vicini alla fine, manca due giri di lancette. Qui Cavicchia rischia tantissimo, ma a buon gioco alla fine. Peressotti, Codici sulla seconda palla, chiama l'avanzamento Cavicchia, che con il destro questa volta colpisce già da Novelli. Dugo però, break nuovamente della mancina, attenzione a Coliti, liberissima Coliti! Altro gol divorato da parte del Pavia, iniziano ad essere tante le occasioni del Pavia per raddoppiare, in questo caso a Coliti. Bel break di Dugo che sinceramente sulla sinistra è una spina nel
fianco per il Tavagnacco. Sicuramente la Codeca è l'uomo, è la donna copertina da questo punto di vista della squadra, ma Ilaria Dugo, classe 98, sta facendo vedere cose decisamente interessanti. Ancora in anticipo il numero 35 del Pavia, che poi va a memoria con l'accolite. Questa volta però la Novelli ha vita facile. Non si può neanche dire che la Novelli stia facendo una cattiva partita, perché anzi riesce ad essere stata estremamente puntuale in alcuni casi. È pur vero che sta avendo pochissima collaborazione dalla Zara su quell'out. Dugo, in questo caso Nurzia, è brava a, a sporcare la linea di passaggio di prima Coliti a memoria su Grumelli. In questo caso invece la Zara, siamo stati prontamente smentiti, il ripiegamento aiuta e poi c'è rimessa laterale per il, per il Tavagnacco, ma il pallone nuovamente regalato al Pavia. C'è grandissima frenesia nelle friulane. Alla fine Cavicchia ferma irregolarmente Casellato. Buona triangolazione qua, attenzione col capitano Maroni, che poi alla fine conquista un corner tra le proteste del Pavia, ma Jasikowski è abbastanza netto, abbastanza perentorio, non vuole sentire proteste. E c'è corner proprio in chiusura di tempo, una discreta occasione, anche perché abbiamo visto che il Pavia su queste situazioni di gioco non è irreprensibile, quindi attenzione. Solita Casellato dentro nel cuore dell'area di rigore per Essotti, e l'abbiamo detto, da queste situazioni qua il Tavagnacco può cercare di trovare il pareggio. La volée mancina di Peresotti non trova di pochissimo lo specchio della porta, solo la parte sopra la rete, e finisce qui il primo tempo al comunale di Tavagnacco. Vantaggio del Pavia 1-0, gol all'undicesimo di Codeca. Nel mezzo anche tantissime occasioni per raddoppiare per il Pavia, e adesso in chiusura di tempo la volée di Peressotti per il possibile pareggio delle friulane. Ci risentiamo qui dopo il tè caldo per la quarta giornata del campionato di Serie B tra Tavagnacco e Pavia Academy. Hai volato tutto prima, grazie che mi avete recuperato, poi caro. Stavo andando in ma qua ci vuole un brulè. Qua sì, il brulettino ci sarebbe bene bene. Altro che.
della qualità. Ho 1280 per 700 30 fps. Allora, aspetta che... Pronto? Eccolo. Pronto? Postazione, vai e passo a destra. Ok, quello lì, ok, sì. Sì, output, ok. Video è 9.30. 34, scusa. C'è scritto solo 9.34. Sì,
shooter, quindi ogni tanto si vede male, sì, si vede a scatte, si vede tanto a scatte, si vede tanto a scatte. Sì, perché passa qualche tanto. Adesso stiamo vedendo un po' per quanto riguarda il discorso del fatto. Stiamo per ripartire, le due squadre stanno entrando pian piano sul terreno di gioco, con la Dubini sta quasi scherzando con la Grumelli, diciamo che il Pavia Academy ha tutte le motivazioni al momento per sorridere, partita sinora a favore proprio delle Lombarde. Qui nella quarta giornata del campionato di Serie B al Comunale di Tavagnacco sta vincendo il Pavia 1-0, gol di Codecà al undicesimo minuto del primo tempo. Nel mezzo, come detto, tante occasioni sprecate dal Pavia con Codecà, con Coliti in chiusura di tempo. Poteva essere 3-0 per il Pavia, ma poteva essere anche 1-1 per il Tavagnacco, perché due occasioni nitide, pulite, le friulane le hanno avute, con Casellato al sedicesimo e con Peressotti al 45esimo del primo tempo, sempre su azione da corner. Vi diamo lettura rapidamente delle formazioni, non ci sono stati cambi all'intervallo, attenzione che Jazukowski è pronto per far partire la contesa, a far ripartire questo secondo tempo. Subito pallone lunghissimo alla ricerca proprio di Codecà,
Vi partiamo dalle padrone di casa, 3-5-1-1 3-5-1-1 per Mister Campi, con Sattolo tra i pali, la difesa 3 da destra a sinistra con Sara Novelli, Peressotti e Moroso, centrocampo folto a 5 con Lazzara, Nurzia, Giada Novelli, De Maio e Maroni, Casellato a fare da trequartista alle spalle dell'unica punta all'Argentina Uzcheda. 4-3-3 invece per il Pavia con Balbi, intanto attenzione ad Accoliti che punta l'area di rigore, Codeca che questa volta viene fermata da Peressotti, grande intervento della centrale del Tavagnacco, sfortunata protagonista in negativo in occasione del gol del vantaggio proprio del Pavia. Stavamo dando la formazione del Pavia, intanto corner su cui è andata a batterlo Lattanzio, pallone spazzato via dalla difesa del Tavagnacco, ancora Lattanzio un po' in ombra e questa volta fermata da Nurzia che ha l'opportunità di fare un buon break. Capitan Maroni tiene la palla forse un pizzico troppo, poi si torna indietro con Moroso, Sattolo prova anche a cercare il capitano, qui senza paura Peressotti, Maroni viene invitato anche alla velocità da parte del pubblico, ma onestamente le sue compagne non si erano mosse tantissimo qui. Primo errore di Cavicchia nella sua partita che non tocca il pallone per un momento, poi Giada Novelli allarga su Lazzara, Nurzia contrastata da Dugo tranne i migliori in campo. Vi stavamo dando la formazione del Pavia, Balbi tra i pali, difesa 4 con Crevacore, Dubini, anzi Crevacore, Asamoah, Dubini e Dugo, centrocampo a 3 con Zecchino, Cavicchia e Grumelli, attacco tridente Lattanzio, Codica e Accoliti. Tavagnacco che ora ci crede con Giada Novelli che tenta la conclusione della distanza. Un buon break per una delle leader del Tavagnacco, seppur molto giovane, una delle gemelle Novelli. Lancio lungo di Crevacore verso Codica che mette giù un pallone complicatissimo, poi subito in verticale qua Peressotti ancora imprecisa, ben coperta da Moroso, poi De Maio che con il suo mancino educato non gli si può veramente dire nulla, forse una cosa sì si può dire, decisamente in ombra nel primo tempo ma sembra che nel secondo voglia far percepire situazioni diverse. Qui bravissima Sara Novelli in contrasto sulla sempre pericolosa Accoliti. Fa quasi tenerezza Uzcheda isolata in avanti. Intanto Pavia nuovamente in avanti, Codeca sfiora solo, aveva attaccato in maniera formidabile il primo tempo, attenzione che si tocca il linguine, forse per qualche fastidio in occasione dello scatto, si sta toccando Codeca il linguine destro, sembrerebbe tutto ok, rimessa laterale per il Tavagnacco, non tantissimo pubblico oggi in Friuli. Nurzia brava qui a controllare il pallone anche contro la più strutturata fisicamente Cavicchia e poi gestisce il pallone di par suo, molto brava in questo caso Nurzia, e ripetiamo è affamata di calcio giocato, l'ha dichiarato anche in un'intervista recentemente durante la sua presentazione dopo l'anno trascorso a Cittadella dove ha giocato poco Giada Novelli. Qui Novelli perde un pallone sanguinoso, poi tra Codeca e Grumelli non c'è feeling, non c'è intesa, rimessa laterale per il Tavagnacco. Ancora un anticipo di Dubini su scheda. Codeca.
Ricca, in questo caso fermata da Peressotti, e poi c'è la solita Casellato verso Scheda. Attenzione Scheda, si inventa un pallonetto che Lemme si perde fuori di pochissimo. Il guizzo dell'Argentina che stava inventando una giocata pazzesca, pallone che ha danzato sulla linea e poi, come impossessato da un demone, è andato sopra la traversa. Sfortuna in questo caso per il Tavagnacco, un bel sospiro di sollievo per il Pavia, risultato che resta sull'1-0 per la squadra lombarda. Qui in questo caso la trappola del fuorigioco non è scattata al meglio e Uzcheda è stata decisamente puntuale nel leggere bene i movimenti della linea lombarda. Casellato, buona triangolazione, adesso il Tavagnacco prende coraggio, forse c'è anche un intervento di mano di Asamoah però attaccato al corpo, alla fine rimessa laterale per il Tavagnacco, per le padrone di casa che adesso stanno trovando spesso le giocatrici libere. Intanto Lazzara qui forse troppo precipitosa, decisamente non una buona giornata per l'esterno del Tavagnacco. Qui pallone verso Peressotti che ha il tempo di controllarlo, poi diciamo che fa una cosa diversamente utile per le sue compagne. Nurzia nel dubbio pensa bene di stendere Codecai ed evitare un contropiede, e Azukowski in questo caso è anche tutto sommato generoso verso un cartellino. Salterio non può essere soddisfatto di questo approccio del Pavia in questi primissimi minuti, al contrario Tavagnacco ci inizia a credere e ne ha ben donde, insomma, nel momento in cui Uzcheda viene messa nelle condizioni di poter pungere. È una punta decisamente di livello superiore. Giada Novelli allarga a memoria sul capitano Maroni, però Crevacore ha tutta l'esperienza e soprattutto il vantaggio metrico per gestire questa palla e farla perdere in fallo laterale. Poi Asamoah imprecisa, sembra essere arrivata un po' di frenesia nel Pavia, evidentemente l'intervallo deve aver raffreddato da un punto di vista tattico e anche tecnico le ragazze di Salterio. La squadra che è apparsa decisamente fredda. Intanto Nurzia qui parte in percussione, qua ci può stare anche il cartellino su Grumelli, non è dello stesso avviso. Jasukowski che sta facendo una direzione decisamente all'inglese, che invece è entrato subito in gara, subito in partita, è decisamente il Tavagnacco, trascinata al momento dalle giocate di Nurzia, tra le più attive in questa prima fase di ripresa. Balbi sistema la barriera, la punizione è interessante, sul punto di battuta c'è ovviamente Uzcheda che prova ad andare alla conclusione, c'è il miracolo di Balbi che la devia sopra la traversa, terzo corner, il tiro era centrale ma è stato un bel colpo di reni da parte di Balbi che ha preso l'ascensore e è andata a deviare questa punizione di Uzcheda sopra la traversa. Casellato, pallone dentro, ancora Balbi senza paura e attenzione al contropiede, in questo caso invece brava decisamente Moroso. C'è un po' di polemica anche nel pubblico, anche qualche giubbino rosso del Pavia che polemizza tra gli spalti. Pallone dentro, attenzione per Nurzia che viene fermata con un intervento sul pallone da parte di Cavicchia. Jasukowski non ha avuto nessun dubbio, Nurzia sta protestando, rischia decisamente tanto, rischia perlomeno il cartellino giallo. Diciamo che la gara si è ravvivata, qui Uzcheda da dietro è inevitabilmente cartellino giallo. Cartellino giallo sacrosanto, Uzcheda ha fermato una potenziale azione in contropiede.
La partita si è ravvivata dal punto di vista agonistico in questa ripresa. Siamo già al 55esimo, stiamo entrando nel 56esimo minuto. Dubini sul punto di battuta, Pavia sempre avanti 1-0 grazie a Codecà. Ma c'è partita, c'è tanta partita ancora davanti. Crevacore, Dubini, qui non è puntualissimo Amoroso, regalando una seconda palla al Pavia. Zecchino, Lattanzio, l'asse del centrodestra funziona in questo caso, poi è brava Novelli, ma il disimpegno non viene perfezionato dalla sua gemella. Crevacore sulla destra a tambureggiare, come ha fatto spesso nel primo tempo, sfonda ancora Crevacore, il pallone è dentro, questa volta ci mette una pezza per un momento per Essotti, poi Accoliti subito di prima, ma siamo già dall'altra parte, gara decisamente intensa in questa ripresa. Corre verso la sinistra De Maio con Zecchino in contrasto. Brava De Maio in questo caso a lavorare bene questo pallone per Casellato. Casellato che serve Nurzia davanti alla porta. Nurzia, ed è il pareggio del Tavagnacco con Nurzia. Ma l'avevamo detto, era un Tavagnacco diverso in questa ripresa. Tocco sotto delizioso di Nurzia, il primo gol in questo campionato per lei al 12esimo minuto. Ma che palla ha dato Casellato, un assist per fare un raffronto con un suo dirimpettaio maschile alla Rui Costa. Ha visto un corridoio dove solo lei poteva immaginarlo, ma bravissima Nurzia ad inserirsi, a incunearsi nella zona di conflitto tra Asamoa e Dubini. L'avevamo detto che l'approccio del Pavia a questo secondo tempo era stato decisamente freddo, al contrario l'approccio del Tavagnacco era stato decisamente caldo, bollente, sicuramente propositivo, positivo. Ed è 1-1, avevamo detto che c'era ancora tanta partita e adesso la gara diventa incandescente. Messa laterale, è un Tavagnacco ringalluzzito in tutto e per tutto. E il Pavia può fare solo mea culpa al momento, perché nei primi 45 minuti se c'era una squadra che meritava di finire il primo tempo con più gol di scarto era sicuramente il Pavia, che con Codecà si è divorata almeno due ottime occasioni per il raddoppio, con Accoliti un'altra. Intanto il Tavagnacco fa un buon possesso palla, ma attenzione perché Codecà si appoggia immediatamente alla sua compagna Grumelli. Ancora Codecà, ancora Grumelli, il pallone danza in area di rigore, poi Lazzara chiude in fallo laterale ed ora ci si diverte a Tavagnacco con tante azioni da una parte e dall'altra. La sberla ha fatto effetto al Pavia, che dopo il pareggio si è subito riversata in avanti. Qui non precisissima Novelli, Accoliti prova a entrare in area di rigore, Accoliti si trascina il pallone oltre la linea di fondo. L'avevamo detto, secondo tempo approcciato decisamente meglio da parte del Tavagnacco, una squadra più sul pezzo, come se durante l'intervallo evidentemente Campi ha detto le parole giuste. Qui De Maio, fallo di mano di Crevacore, anche se il braccio era abbastanza attaccato al corpo, e c'è subito un cambio per il Tavagnacco, che toglie proprio l'autrice del gol del pari, Nurzia, e inserisce il numero 28. Candeloro.
che sposta pochissimo, perché Candeloro è un centrocampista, di buona tecnica, di buon inserimento, come struttura fisica molto simile a quella di Nurzia. Cambio che ha sorpreso anche più di qualcuno tra gli spalti. Nurzia, anche a nostro avviso, era partita molto bene in questa ripresa. Non era dello stesso avviso Campi, che al netto del gol ha subito voluto dare spazio anche a Candeloro. Maio ha alzato decisamente il livello anche lei delle sue prestazioni. Dei due mezzali tornati in campo hanno aiutato molto il Tavagnacco a salire proprio di intensità, di livello. Rimessa da ripetere, non è la prima volta che succede a Crevacore in questa partita. Casellato sulla tre quarti è iniziato a essere un enigma, anche perché Cavicchia spesso va a caccia della Novelli e non si occupa della Casellati. Altro corner, il quarto della partita per il Tavagnacco. Gara che è veramente nella ripresa cambiata diametralmente rispetto al primo tempo. Anche Codeca osserva le compagne, marcata a vista da Moroso e con Saranovelli più staccato. Pallone nel mucchio, il solito di Casellato. Balbi puntuale, fa subito partire Cavicchia. Pallone dentro per Lattanzi, attenzione al Pavia che si distende. Codeca, Codeca allarga a memoria su Accoliti. Accoliti l'uno contro uno non passa, però, perché puntuale l'intervento proprio della neo entrata a Candeloro. Calcio d'angolo. Intanto sono pronti già due cambi in casa Pavia. Nel mucchio campanile, sul quale il capitano Maroni non ha vita facile. Alla fine comunque conquista una punizione ed è il momento anche del cambio. Siamo al minuto numero 19. Fuori Lattanzio, non una delle sue migliori prestazioni, decisamente. Fuori anche Zecchino, che personalmente non era stata probabilmente la peggiore lì in mezzo al campo, ma al cartellino pendeva sulle sue spalle. Sono entrate rispettivamente con il numero 99 Avallone e con il numero 22 Longoni. Avallone, attaccante rapido, sgusciante, mentre Longoni, centrocampista di lotta e di governo. Dubini, non puntualissimo in questo caso Candeloro. Salterio sta facendo scaldare tanto. Intanto qui Dubini in estirada a evitare guai peggiori alla sua retroguardia. Poi Asamoah corpo a corpo di qua. Con Scheda. De Maio, Lazzara
c'era De Maio che aveva chiamato il pallone sul centro-sinistra e Lazzarac ha provato a servirla. Poi qui intervento non pulitissimo di Casellato, però questa volta c'è da sottolineare il grande intervento di Peressotti proprio su Codeca. E adesso siamo in una rimessa laterale. Candeloro, buon stop orientato da Zara, che prova a chiudere il triangolo proprio con il numero 28 del Tavagnacco, che poi colpisce la palla di testa in maniera esteticamente rivedibile ma altresì efficace. Rimessa laterale per Tavagnacco, viene stesa a Casellato, calcio di punizione. Ancora sul punto di battuta l'Argentina. In area c'è De Maio, Casellato, Peressotti che si muove, Balbi che richiama la barriera. Anche Giada Novelli liberissima sul secondo, prova a sorprendere la scheda, prova a sorprendere Balbi. Occhio! Tutto sotto controllo per l'estremo difensore del Pavia. Novelli. Sara per Giada Novelli, poi un altro flipper. Alla fine Cavicchia si rifugia in fallo laterale, un altro fallo laterale. Dugo pronta, ma Jacukowski che ha qualcosa da dire a qualcuno in panchina nel Pavia. Cioè, a dire, Saltari è stato molto pacato, molto tranquillo durante tutta la gara, solo adesso inizia a farsi sentire a modo suo. Con grande serenità Vallone, che si è spostata nel frattempo a sinistra, e Accoliti andata a destra. Ancora rimessa laterale per il Pavia. Casellato, ancora Appenander, un altro Appenander di Dubini. De Maio prova a mettere ordine, però la fisicità di Longoni si è fatta sentire. Anche intervento corretto di Longoni. Codega allarga a memoria su Crevacore, che può incunearsi in area di rigore. Qui c'è un grandissimo intervento di Moroso, che evita guai peggiori. Poi resta a terra il numero 17 del Tavagnacco. Alla fine solo calcio d'angolo per il Pavia. Poteva essere decisamente un'azione più pericolosa per il Pavia. Corner. Adesso tira un vento fresco. Qui attenzione, perché il pallone stava rientrando sulla battuta di mancino di Dugo. Qui fermata Dugo proprio da Uzcheda, che si sta facendo apprezzare in difesa. Un secondo tempo decisamente migliore di Uzcheda rispetto a una prima parte abbastanza piatta. Crevacore subito a contrasto, la capitana Maroni, ancora Maroni a lottare. Alla fine rimessa laterale, qualche protesta su qualche chiamata da parte del pubblico, soprattutto di Fede Casalinga. Per il Tavagnacco sarebbe il primo punto del suo campionato. Qui Uzcheda bravissima a difendere il pallone tra Asamoah e Cavicchia. Poi Casellato di prima, grande tecnica da parte del Tavagnacco. Lazzara in questo caso viene fermata. Poi Candeloro, che sembra andare lenta ma fa girare velocemente il pallone. Novelli, attenzione alla sovrapposizione di Lazzara, il pallone dentro. Balbi,
bravissima ad afferrare questa palla e soprattutto efficace. È un Pavia che ha perso tantissime distanze a livello difensivo. Codeca, ennesimo pallone lavorato al meglio di sponda con il corpo, poi Candeloro forse prova a fermare irregolarmente proprio Codeca. Qui c'è un altro corner per il Pavia. Coditi ha perso un attimo buono. Sul punto di battuta una mancina d'Ugo, un piede sinistro molto educato, quello del numero 35 del Pavia. Tutti in area piccola. Pallone ancora a rientrare e ancora una volta sul primo palo Uzchedeca e Candeloro sono efficaci. Poi a pallone viene fermata, c'è lo spazio per un contropiede del Tavagnacco. Attenzione di forza, Casellato bravissima a superare Asamoah. Ancora Casellato che ha campo, campo davanti, poi forse anche fin troppo generosa perché Maroni aveva portato via la marcatura. Per carità, giusto provare a passare al capitano del Tavagnacco, al tempo stesso però con un pizzico di locura in più da parte di Casellato, chissà. Crevacore, accoliti, puntuale in questo caso Moroso, che ha fatto una partita magari non troppo appariscente ma decisamente efficace sul centro-sinistra, per lei è abituato a farsi tutta la fascia. Crevacore, pallone in profondità, Peresotti che si è ripresa dopo l'errore di inizio partita. Ancora Crevacore, Longoni in verticale su Accoliti che si allunga il pallone. C'è la chiusura puntuale della Novelli che è andata a fare la mezzala da quando è entrata Candeloro. Attenzione ad Accoliti, prova ad andare in profondità. Ancora Accoliti, finta su Moroso, pallone ancora tra i piedi del Pavia. Uzcheda che è in ripiegamento difensivo. Crevacore che prova a mettere ordine, va verso Dugo che è in una posizione stretta sul centro-sinistra. Casellato, se non è la migliore delle sue compagne, poco ci manca. Intanto altri due cambi per il Tavagnacco. Fuori Lazzara, siamo al 29esimo. Fuori anche Novelli, quindi Lazzara e Novelli fuori. Adesso un po' più pesante probabilmente perché sono entrate col numero 10 Gashi, prospetto interessantissimo proveniente dal Porto Gruaro, Serie C girone B. L'anno scorso ha fatto vedere cose molto interessanti. E poi ecco qua la neo entrata Desiati che è andata in gol in Coppa Italia, quindi attenzione. Subito un pallone dentro con il mancino, Balbi che chiama a gran voce il pallone. Con Maroni che è passata sulla fascia destra, sulla fascia sinistra. Ecco Desiati che, attenzione, potrebbe essere uno degli assi della manica di Campi. Qui Novelli, puntuale, brava. Poco da dire in questo caso, prestazione di grande sostanza dei due braccetti del Tavagnacco al netto di clienti non particolarmente facili come Lattanzio, Coliti e adesso anche Avallone. Tanto Novelli che gestisce al meglio la pressione di Codeca.
gestisce anche la pressione di Lepera, è entrata in precedenza al posto di Grumelli. Era assurdo il Pavia nel momento in cui ha perso le sue due mezzali, nel momento in cui Saltieri ha cambiato le sue due mezzali, ha perso un po' di distanze in campo. Qui Asamoah non arriva su questa palla ben difesa da Utscheda, pallone dentro, c'è sempre Desiati in agguato, e poi c'è questa conclusione di Utscheda parata in due tempi da Balbi. Decisamente superiore l'apporto di Utscheda in questa ripresa. Attenzione, grande verticalizzazione di Lepera per Codega. Codega che prova a rientrare. Codega! Sattolo pare in due tempi. Prima occasione per il Pavia in questa ripresa. Sattolo ha risposto presente. Decisamente positiva la prestazione dell'estremo difensore del Tavagnacco. Intanto c'è un po' di rumoreggiare in campo per qualche contrasto ruvido di troppo. Intanto resta a terra Dugo per un contrasto precedente con Gasci, che ha portato grande fisicità all'attacco del Tavagnacco, e alla fine poi il pallone si perde fuori. Dugo continua a zoppicare. Diciamo che il pestone di Gasci c'è stato nello slancio, il pallone era già lontano. Scheda non precisissima in questa occasione, poi Gasci in pressione su Cavicchia. Dubini. Pavia che prossimo impegno è chiamato in casa ad affrontare un'altra diretta concorrente per la salvezza, il Freedom Cuneo. Partita casalinga di domenica 22 ottobre, mentre Tavagnacco, squadra, ripetiamo, che questo secondo tempo ha dimostrato di non meritare la posizione in classifica che ha, è attesa da un'altra trasferta non semplicissima contro il Cesena femminile, un altro impegno casalingo, sempre a Tavagnacco, sempre al comunale di Tavagnacco. Desiati sulla sinistra. Desiati prova ad andare fino in fondo, c'è il Longoni, e alla fine si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Stiamo entrando nella fase finale di questo secondo tempo, 10 minuti alla fine più recupero. 1-1 tra Tavagnacco e Pavia, per quanto visto in campo al momento risultato più giusto. Pavia che ha una tantissima difficoltà adesso ad uscire, tantissima difficoltà ad uscire dalla sua area. Qui Casellati, contrasto duro con Cavicchia. Candeloro viene saltata di netto da Dugo, che continua a imperversare. Poi Lepera. Codega allarga per Crevacore sulla destra, che ha l'ennesima corsa sull'out destro. Qui forse Longoni chiede un po' troppo alla sua compagna. Rimessa dal fondo. Sarebbe il primo punto in questo campionato per il Tavagnacco. Novelli. Capitano Maroni. Nuovamente il Pavia riesce a ritrovare il pallone. Gasci è entrata con un piglio
decisamente furente in campo, sta mettendo in mostra tanta intensità. Crevacore, bel break Crevacore, i danni di Desiati, e alla fine è proprio calcio di punizione da posizione interessante per metterla in area di rigore. C'è Cavicchia, c'è Crevacore di vicino che però viene richiamata immediatamente dalla compagna Asamoah a rientrare verso il centro del centrocampo. Asamoah è fuori, Dugo è al limite dell'area, tante maglie beige, e alla fine un pallone che si perde lemme tra le mani di Sattolo. Maroni viene anticipato in questo caso, Maroni da Vallone, poi Lepera, Longoni, Crevacore prova ad entrare dentro al campo, Crevacore entra dentro al campo, buona palla per Lepore, ma c'è il buon posizionamento anche di Maroni. Ancora Vallone, Dubini cerca la verticalizzazione per Codega, difesa del Tavagnacco che per un momento respinge, poi ancora Novelli, poi ci prova ed è la rete, un euro gol di Longoni. Mamma mia cosa si è inventata Longoni, un tiro che ha sorpreso difesa e in parte anche Sattolo, ma questo è un gol pazzesco della numero 22 del Pavia, a 7 minuti dal 90esimo. Giocata pazzesca di Longoni che viene sommersa dagli abbracci delle compagne. Un tiro di destro clamoroso da parte della numero 22 del Pavia. Cambia nuovamente il risultato al comunale di Tavagnacco. All'improvviso Pavia 2, Tavagnacco 1. Non c'erano le avvisaglie sinceramente per il vantaggio del Pavia, ma anche questo è un po' il bello del calcio. Grandissimo gol di Longoni. Candeloro, Maroni sulla destra, serve il piazzamento dei compagni, decide di avanzare ancora Maroni, poi sceglie la verticale per Gasci che si appoggia a Casellato sgusciante come tutta la partita. Candeloro ci prova, Balbi controlla il pallone, poi aspetta l'arrivo di De Maio e prende in mano la sfera. Gol pazzesco di Longoni. Pavia nuovamente avanti, ma è anche da questi dettagli che si riconoscono le grandi squadre. Evidentemente il Pavia, attenzione, Gasci! Fermata regolarmente secondo l'arbitro da Asamoah. Crevacore va a battere la rimessa, ha fatto anche sentire un po' che atmosfera si respira a Tavagnacco. De Maio a terra, accoliti, si è alzato anche un timido sole pienamente autunnale, perché qui a Tavagnacco ve lo garantiamo, caldo non è come nel resto d'Italia, è già ampiamente autunno in tutti i sensi. Dugo, pallone in verticale verso Codega, ancora Vallone, vince un contrasto con Maroni, Cavicchia, Dugo entra dentro il campo col mancino, prova a servire accoliti, poi attenzione a questa palla filtrante a Vallone, murata da Resutti. Ancora Vallone che cerca di conquistare almeno una rimessa laterale, non ce la fa perché l'ultimo tocco è proprio il suo. A Vallone non correttissima dal punto di vista del fair play, spazza la palla un po' oltre la posizione da dove si doveva battere. Piccole malizie, piccoli trucchi in questa fase della partita.
altra rimessa laterale per il Pavia. Altro cambio, anzi altri due cambi per il Tavagnacco. Fuori Moroso, fuori Moroso e fuori anche Maroni, dentro con il numero 21 Diude e con il numero 22 Minutello. Prova ad aumentare il peso anche offensivo della sua squadra Mister Campi. Per quanto visto in campo probabilmente il risultato sarebbe più giusto, sarebbe il pareggio, ma intanto il Pavia continua a imperversare. Pavia che si crea un'altra occasione, poi c'è il tocco di mano di De Pora. C'è un altro cambio in vista anche per il Pavia. Tavagnacco che riesce a disimpegnarsi in questa occasione. Il vantaggio ha dato un po' di coraggio oggettivamente al Pavia, che sta trovando energie che sembravano assopite. Fuori Accoliti, siamo vicini al 90esimo, mancano poco più di 3 minuti. Dentro con il numero 2 Zangrandi, cambio conservativo per Mister Salterio, che una vittoria vorrebbe dire 9 punti in classifica per una neopromossa, non propriamente pochi, probabilmente anche qualche sogno di alta classifica da, non dico tenere più nascosto, ma perlomeno da iniziare ad accarezzare con un po' più di convinzione per il Pavia, qualora arrivassero i 3 punti tra qualche minuto. Qui attenzione ancora. Crevacore, sempre puntuale, ha conquistato una miriade di punizioni in questa partita, al numero 29 del Pavia. Cavicchia, vediamo se va al centro, se preferisce il primo o il secondo palo. C'è il solito trenino pronto da parte del Pavia. Cavicchia, pallone dentro, esce puntuale Sattolo, che ripetiamo forse è stata sorpresa in occasione del tiro di Longoni, abbastanza improvviso, ma oggettivamente ha fatto una partita più che discreta. Qui anticipo netto proprio di Cavicchia su Gasci, che al di là della intensità e della furia agonistica da un punto di vista tecnico ha portato molto poco al Tavagnacco in questi minuti di gioco. Novelli, pallone non felice per Minutello. In questo caso brava a gestire Codega. Candeloro, pallone spazzato avanti, siamo in pieno recupero oramai. Stiamo per entrare nel recupero, vediamo adesso quanto darà di recupero il direttore di gara. 3 minuti, quindi ancora altri 3 minuti di passione qui al comunale di Tavagnacco. Intervento di Dugo, puntuale, preciso, in fallo laterale. Tavagnacco che sta provando a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Per quanto visto sul campo, forse la miglior prestazione del Tavagnacco a livello stagionale, soprattutto nella ripresa, ha messo ripetutamente in difficoltà
il Pavia, un Pavia che ha sicuramente una rosa più attrezzata. Non ci dimentichiamo che il Tavagnacco ha saputo del suo ripescaggio in Serie B il 25 luglio, per quanto la notizia fosse nell'aria anche nelle settimane precedenti, ha potuto iniziare a costruire una rosa all'altezza della Serie B. Da quel momento in poi sicuramente il tecnico del Tavagnacco, sta, Mister Campi, sta pagando lo scotto sicuramente di una costruzione avvenuta in fasi diverse della stagione e dell'estate per lui della squadra. Intanto qui ancora Tavagnacco in avanti, ancora Tavagnacco che prova a sfondare, ma in questo momento la difesa del Pavia ci sembra decisamente più quadrata, decisamente più intensa. E qui pallone intercettato da parte del Pavia, Peressutti in avanti, fa un po' il gioco del Pavia. Balbi voleva già andare a recuperare il pallone verso il fallo laterale, quando in realtà un pallone era proprio dietro alla sua porta. Dubini batterà questa rimessa dal fondo. Ogni secondo è buono, ogni secondo avvicina sempre di più il Pavia alla vittoria sul, al comunale di Tavagnacco. Sarebbe la seconda di fila. Uscheda, Asamoah senza paura, di testa, ancora Uscheda, Longoni a fare degna anche dopo l'Eurogol al 83esimo. Intanto Casella, pallone dentro, ancora Longoni che si può serenamente definire woman of the match. Intanto Avallone recupera un pallone preziosissimo, riparte subito in contropiede Avallone. Avallone viene stesa da Minutello. Qui in questo caso poteva starci anche il cartellino giallo da parte di Azzuccoschi, è stato molto clemente in questa situazione perché il contropiede di Avallone era abbastanza chiaro, abbastanza nitido. Dubini verso il rilancio lungo, manca pochissimo oramai alla fine di questa piacevole partita, sono gli ultimissimi secondi, pallone spizzato verso Codega, forse c'è l'ultima opportunità e invece no, finisce qui al comunale di Tavagnacco. Il Pavia porta a casa 3 punti pesantissimi nella lotta a salvezza, decide Longoni al 38esimo della ripresa, un Eurogol dopo il momentaneo pareggio di Nurzia al 12esimo del secondo tempo e il momentaneo vantaggio nel primo tempo di Codega. Le ragazze di Saltario salgono in classifica a 9 punti, ma il Tavagnacco può e deve ripartire da questa prestazione. Da parte di Enrico Lau è veramente tutto, vi auguro un buon proseguimento su Beppi TV.